Salve a tutti amici del canale, sono qui oggi, a parte che sono in compagnia di tutta questa roba della Lidl perché è appena passata la live sul canale di Tok, una live spumeggiante, insomma abbiamo parlato di questa esperienza, di questi Moonswatch che sono assolutamente i primi della classe, hanno scalzato anche la Lidl che comunque adesso vanta un fantastico secondo posto che comunque non è poco. Ma detto questo, vorrei parlarvi di quello che è il mio Acquastar Deep Star, di quella che è stata la mia esperienza di acquisto e quella che è stata la mia esperienza di assistenza, perché purtroppo si è rotto. Seguirà, subito dopo un video sull'orologio che avevo già fatto vedere, nel canale di Stefano di Tic Tac. Comunque farò un video anch'io, aspetto solamente di uscire perché purtroppo sono stato vincolato in casa, quindi volevo presentarmi in una location un po' diversa e così farò nei prossimi giorni. Intanto voglio fare vedere come veste al polso perché me lo chiedete in tanti, è un orologio molto grande, è un orologio molto spesso, guardate anche lo spessore. Io adesso ho un polso da 19, è un oggetto che è circa, penso, 43-44 per circa 15-16 mm di spessore. È un gran bello orologione, molto grande, poi lo vedremo nel suo video apposito in maniera dettagliata, tutte quelle che sono le funzionalità e le peculiarità di questo bellissimo orologio, almeno per me. Voglio riportarvi la mia esperienza d'acquisto. Io l'ho comprato a dicembre 2020 in prevendita e ho pagato una cifra minorata rispetto al prezzo finale, che era di circa 3.600 euro. In prevendita si portava via con le tasse tutto 2.850-2.900. Sono bei soldi. L'oggetto li merita assolutamente perché insomma un Acquastar Deep Star è una riedizione di un modello storicissimo che aveva Jacques Cousteau, insomma un vero strumento. Mi sono avventurato, ho mandato i soldini, l'orologio mi è arrivato 3 mesi dopo, quindi a fine marzo 2021. Nel frattempo io mandavo mail, sentivo, le risposte erano un po' così, un po' fumose, però comunque l'orologio è arrivato. Anche lì ci sono state differenze tra in ballo, certi hanno avuto una scatola, certi ne hanno avuto un'altra, va bene, certi hanno avuto il cinturino in pelle, certi hanno avuto il nato, insomma c'era stato un po' di casino. Adesso oltretutto visto che si sono avviati alla produzione del modello Solo Tempo che trovo bellissimo. L'orologio mi arriva, l'ho utilizzato pochissimo, io i miei orologi li metto pochissimo e li tratto molto bene come tantissimi di voi sanno, insomma mi conoscete ormai. A ottobre, i primi di ottobre però riscontro un problema, cioè la parte cronografica non funzionava più. Quindi cosa è successo? Ho dovuto mandare l'orologio in assistenza, anche lì ho dovuto contattarli mail su mail su mail, non mi rispondeva mai nessuno, finalmente mi hanno risposto. Mi hanno dato il numero con cui io potevo approcciarmi al loro servizio assistenza e dopodiché mi hanno detto di inviare l'orologio. Io l'ho inviato a mie spese, mi sono lamentato di questo, ho dovuto fare il pacchetto, ho dovuto fare tutto quanto. L'orologio gli è arrivato, quindi ho dovuto sostenere una spesa di circa 40 euro. A quel punto lì, cosa è successo? Non c'erano mai persone in questa benedetta sede per trovare questo orologio e comunque rendiamoci conto che l'Acquastar è un marchio facente parte del gruppo Synchron che anche comunque la Tropic, la Isofrain, la stessa Acquastar, la Doxa, la Synchron appunto, la Aquadive, quindi insomma un gruppo grande, non c'era mai nessuno. Per fortuna tramite dei ragazzi bravissimi sono riuscito a fargli pervenire il pacchetto. E l'orologio gli è finalmente arrivato. Adesso voglio farvelo vedere ancora un attimo. E niente, l'orologio gli è arrivato. Io dentro avevo scritto qual era il difetto, gliel'avevo anche comunicato via mail. Gli avevo anche scritto che avevo fatto foto e video dell'orologio, come era andato via. Loro me lo hanno restituito e riparato 5 mesi dopo, allegato solamente da questo foglio della Jouperet. Che ovviamente è quella ditta che ha costruito e assemblato il movimento, che è un movimento che sfrutta come base 7750, ma che introduce la ruota colonne e un sacco di altre piccole migliorie. Oltretutto è un calibro molto molto bello.
vi invito a guardare le foto in internet. E mi è ritornato la bellezza di 5 mesi dopo. Quindi, cioè, voi capite che un orologio del genere che ha un importo di 3.600 euro, comunque adesso se ne vendono anche un po' sopra listino, perché è un oggetto limitato, un oggetto raro. Avere un'assistenza di questo tipo mi ha un attimo destabilizzato, perché insomma, 5 mesi, io gli mandavo 10 mail, non mi rispondevano, non sapevo dove era l'orologio. Mi dicevano sempre che lo stavano guardando, che avevano problemi con il Covid e quant'altro, che sono comprensibili, ma il Corriere trovava addirittura la sede chiusa. Quindi questo mi ha fatto capire che, insomma, non avessero poi tutte queste persone, che non ci fosse tutto questo entourage dietro. Comunque l'orologio è arrivato riparato, è arrivato perfetto, è arrivato in una bella scatola, nello stesso imballo che gli avevo fornito io all'inizio. Quindi, ragazzi, fate un bel imballo, fate le foto, fate tutto, tutelatevi. E ora funziona perfettamente. Certo che ci sono 5 mesi d'attesa. Questo video perché l'ho voluto fare? Perché vorrei tutti quanti, vorrei insomma far capire a tutti quanti che quando si comprano certi oggetti, l'assistenza ha un peso. Il fatto di avere comunque un servizio, ha un certo peso, per me ha un certo valore. Io qua come servizio non mi sono trovato bene. L'orologio mi piace tantissimo, pace, amen. E va bene così, spero che non si rompa mai più. Spero di esservi stato utili con queste piccole nozioni. L'orologio lo vedrete prestissimo sul canale appena posso uscire. Vi ringrazio per la visione. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete like. Come sempre è stato un piacere. Ciao a tutti.